Ciao a tutti. Adesso vado ad aprire questa scatola qua che contiene degli altoparlanti. La fattispecie sono delle mie vecchie casse che poi a un certo punto ho dovuto rismantellare e qui dentro ci sono gli altoparlanti. Sapere che gli altoparlanti, quelli con la sospensione, diciamo quelli con la sospensione pneumatica, hanno un grande difetto: la sospensione si degrada. Ovvio, ho trovato pure un bel paio di pantaloni, ed è una cosa piuttosto grave, diciamo. Infatti questi sono già stati, per così dire, riconati, nel senso che è già stata sostituita. E adesso li apro insieme a voi per vedere se siamo ancora a posto, se sono ancora buoni. Mamma mia, qui ho messo via col pedalini di tutto di tutto. Ora facciamo allontano. Queste sono due buferciare. Queste non sono proprio le tronchese adatte per le fascette, ma in questo momento queste ho. Collanti di alta qualità, cioè non stiamo parlando di JBL eccetera eccetera, ma insomma considerate che la Ciare costruiva gli altoparlanti per la ESB, notissimo marchio di altoparlanti italiano. Ok, pronti? Vediamo un po'. Adesso questo è il suo pesone, sono circa 12 anni, quindi un tempo più che sufficiente per aver distrutto la sospensione. E invece no, invece sì. Eccoli qua, gli altoparlanti. L'acqua natura sembra a posto, ma in realtà non lo è. Ecco, guardate, si è degradata. Questo è purtroppo un classico difetto di questa tipologia di conature, di sospensioni, scusate, che si degradano. A differenza, per esempio qui ha una cassapaine, che ha anche questa avrà sicuramente una quarantina di anni, vedete? Questa cassa qua, adesso vediamo i rumori di sottofondo, è perché io sto a bordo strada, ecco. Guardate, questa sospensione qui invece non si degrada ed è perfetta. Addirittura c'è pure lo smorzamento giusto. Peccato che non ha trovato una sola di queste casse. Vabbè, piccola lezione sulle sospensioni. Queste sono quelle che vengono chiamate generalmente la sospensione pneumatica. Non c'entra niente con la sospensione pneumatica, perché sospensione pneumatica vuol dire che la cassa è perfettamente chiusa. Se no ci sono quelle col bus reflex, ma non è una questione d'altoparlante. Questo tipo di sospensione diverso da quello, anche se molto simile. Questo è praticamente termico, quello praticamente no. E niente, finisce qua. Ciao!